Bianca è la storia di tre persone, una persona italiana e due sono straniere, i cui destini si incroceranno fino, diciamo, a cambiarsi vicendevolmente. È una storia che prende spunto però da un fatto reale. Esatto. Giusto? Quale? È un fatto di cronaca avvenuto nel 2010 a Ferrara, nella periferia ferrarese. Un ragazzo marocchino di 25 anni è stato lasciato a morire di freddo perché era caduto in una pozza d'acqua, forse uscito da una discoteca, dove un po' di baldoria, normale, un giovane che torna a casa cade in acqua, si bagna, i suoi vestiti iniziano a congelarsi e quindi per evitare almeno l'immediata ipotermia si spoglia, ma si spoglia con una temperatura che è quella ferrarese del 14 febbraio all'alba, quindi stiamo parlando tra le 3 e le 6 di mattina. Arriva ad una fabbrica, che era ovviamente chiusa anche perché era domenica, quindi l'unica, come dire, l'unica ancora almeno di speranza. Si attacca al cancello, ma chiaramente non trova nessuno, trova soltanto una telecamera automatica di sorveglianza che registra la sua morte in diretta e registra anche alcuni passanti in macchina che si sono fermati, l'hanno visto e se ne sono andati. Qualcuno dice che ma non è meglio non fidarsi, si ha paura, non si sa chi è, ma una telefonata si può fare. Che certo. Cosa avrebbe fatto? Questo certo. Avrebbe fatto la differenza, forse avrebbe salvato la vita, magari un ragazzo normalissimo. Questo è lo spunto di cronaca, in realtà poi lo ritroveremo nel film, questo momento incastrato nell'economia poi della storia, che in realtà è la storia di finzione, che è quella certo. Che hai raccontato attraverso questi tre protagonisti, Kamal, Vania e Lucrezia. Vogliamo un po' raccontare, tratteggiare un po' chi sono queste tre figure? Certo, intanto ci tengo molto a dire e a chiarire che nella storia di Kamal è assolutamente inventata. Kamal è il nostro riferimento al fatto reale, dal quale noi prendiamo spunto sulla sua morte, ma non sulla sua vita. Quindi certo. Non è la storia di quel ragazzo, che sia molto chiaro. È una storia che trae spunto dalla sua assurda morte, ma non raffigura la sua vita. La vita del nostro personaggio, invece, è un ragazzo che è emigrato tunisino, interpretato da Mohamed Sawiwi. È un ragazzo che vuole... si trova in una specie di limbo, un limbo che io... in questi ultimi giorni ho metaforizzato con il purgatorio, nel senso un immigrato viene dall'inferno, cerca di fuggire dall'inferno, si ritrova in un purgatorio che è una terra di mezzo di legalità dove non può, come dire, essere, perché se non sei un cittadino non hai diritti, non puoi avere un lavoro perché ti chiedono il soggiorno, per avere un soggiorno devi avere un lavoro, quindi un cane che si morde certo. La coda, è una terra di mezzo, quindi lui che cosa aspira? Aspira ad arrivare in paradiso. E quindi in un qualche modo per sopravvivere deve sconfinare nell'illegalità, come fanno altri personaggi, che una imprenditrice italiana, Lucrezia, interpretata da Patrizia Bernardini, che sotto le ginfre di uno strozzino, i debiti aziendali, come dire, l'economia che va a pezzi, la concorrenza del libero mercato, la globalizzazione l'hanno distrutta e si indebita e per pagare i debiti deve vendere i contratti falsi di lavoro per permettere agli extracomunitari di fare dei permessi di soggiorno. La Moldava invece, interpretata da Tania Angelo Santo, è una badante con un passato da ex schiava del sesso, che non è una prostituta, è una ex schiava del sesso, quindi sono donne che sono state rapite e costrette a prostituirsi in Italia o in paesi occidentali, con la minaccia di morte nei confronti della loro famiglia. Se te ne vai, uccidiamo i tuoi, e lo fanno. Quindi lei si trova a fare la badante allo strozzino. Non direi troppo della trama. Certo, perché già qui stiamo cominciando a svelare alcuni incroci che sono chiari poi all'inizio del film, ma che chiaramente poi si sviluppano attraverso poi l'epilogo finale. Tu hai scelto però di ambientare questa storia a Roma e non a Ferrara. E Roma è raccontata in modo abbastanza inedito. È una Roma... molto periferica, molto verde anche, cioè esatto. Ci sono grandi spazi verdi, insomma, come hai scelto le location e perché hai scelto quelle? Certo, fondamentalmente c'è una motivazione produttiva, non potevo andare a Ferrara perché altrimenti l'avrei fatto, perché sicuramente una landa della Pianura Padana in mezzo alla nebbia sarebbe stato un set ideale per questa storia. Roma come scelta produttiva, in quanto sono il produttore, insieme a tutti che mi hanno dato una mano chiaramente, diventa un altro tipo di metafora, il confine con la natura. Noi abbiamo girato al Corviale, il Corviale quando finisce il Serpentone ha una specie di discesa che sconfina nella natura,
Ed è come una metafora immediatamente visiva. Vedi che finisce la cultura e inizia la natura selvaggia di un territorio dove vince la legge del più forte, dove l'organicismo di Spencer trova un terreno fertile, non contestabile secondo me. Il film in realtà si svolge in un momento temporale molto ristretto, nell'arco di pochi giorni, no? No, in realtà di poche notte. Ore, di una notte, esatto. Sì, di una notte. Abbiamo scelto di condensare, come dire, il tutto in un'unica notte, che era quella che inizialmente abbiamo pensato. Cosa è successo nelle sue ultime 24 ore? E cosa è successo a tutti questi personaggi affinché succeda quello che è successo. Tutto questo conferisce poi in realtà al film, anche dal punto di vista di immagine, di fotografia, un'atmosfera appunto notturna, inevitabilmente notturna, molto, molto scura, accompagnata anche dal suono della colonna sonora, che in qualche modo fa da accompagnamento a queste immagini. Era proprio una scelta quella di voler comunque fare un film che avesse un'atmosfera cupa, in questo senso. Sì, sicuramente io sono molto attratto dal noir. Già nel mio film precedente, Falene, avviene tutto quasi in un tempo reale. Già dal titolo si capisce l'amore per il noir. La colonna sonora è di Max Strani, un mio carissimo amico. Ci siamo conosciuti sul palco, io sono sassofonista. Come ho sempre detto, in realtà io non volevo quel tipo di colonna sonora. Lui si è proposto, mi ha fatto sentire le cose che mi sono piaciute tantissimo e di cui sono sempre più convinto ogni volta che le sento. In qualche modo la città come fosse spesso un'autostrada, no? Sì. Ecco, perché l'autostrada? Che cosa ci racconta di questa storia l'autostrada? Beh, l'autostrada ci racconta l'anomia, il non senso di essere fagocitati anche sonoramente da un rumore e da un suono così poco personale. E l'ho mixato io il film per questioni sempre produttive, quindi ho tenuto sempre molto alto il livello della strada. Volevo che la sentisse il pubblico, molto presente sempre, perché è quello che ha sentito soprattutto il protagonista nel finale, quindi deve essere sentita molto e non in senso metaforico. Senti, se l'episodio di cronaca dal quale trae spunto un po' il film è proprio un esempio, no, di indifferenza nei confronti dell'altro, l'indifferenza e in qualche modo anche la solitudine sono, per quello che riguarda i personaggi, elementi chiave e cardine del film. Era un altro degli elementi che volevi evidenziare un po' della storia. Sicuramente, dopo Herbert Spencer, penso che un altro riferimento filosofico importante è Hobbes con Homo homin lupus, e quindi è la solitudine e l'egoismo. L'egoismo, come credo sia uno dei principali motori. Io non lo condanno l'egoismo, perché per me è un meccanismo di difesa, di sopravvivenza, però chiaramente sono le misure che fanno la differenza. Per me l'evoluzione è inversamente proporzionale all'egoismo, ecco. Questo film esce domani, giovedì, e abbinato all'uscita del film in sala c'è anche una campagna di sensibilizzazione, proprio il caso di dirlo in questo caso, no all'indifferenza, a cui hanno aderito già Lina Wertmüller, Alessandro Haber, Umberto Orsini, Iaia Forte, Francesca Faiella, insomma, come si svolgerà questa campagna? Diciamo che li abbiamo messi per strada. Ecco. Come è successo al nostro protagonista, come è successo a quel povero ragazzo, e chiediamo ai passanti, quindi a coloro che la vedranno: mi lasceresti per strada se mi vedessi così? E quindi se facesse la differenza il fatto di essere noti o meno. Certo. E il film che arriva nelle sale domani è già stato poi presentato in alcuni festival, ha avuto modo di essere visto, e che tipo di reazioni poi ha suscitato? Guarda, in realtà io l'ho spedito a più di 20 festival e ho avuto due risposte positive. Una è il RIF, Roma Independent Film Festival a Roma, dove abbiamo vinto il premio della distribuzione, per questo che domani usciamo. L'altro è la mia città natale, che è Bogotà, dove sono stato dopo 23 anni di mancanza. Hai trovato un paese completamente cambiato, immagino. Amplificato in tutti i sensi, c'erano le autostrade in mezzo alla città. E quindi... cioè, c'è un paese, diciamo, migliorato da questo punto di vista, cambiato in che senso? Sì, che penso molto, molto migliorato, nel senso... anche calcisticamente, diciamo, la Colombia sta facendo una bella figura ai mondiali. Credo che questo sia rapportabile, direttamente proporzionale. Bene, allora vedi che a volte le cose vanno per una strada buona, insomma.
Allora, c'è qualche altro progetto cinematografico a cui stai lavorando o per il momento ti dedichi più che altro alla promozione di questo, di Carta Bianca? No, sai, quando stai chiudendo il montaggio già stai scrivendo qualcos'altro e quindi in realtà sì, lo sta scrivendo una delle attrici di Carta Bianca che si chiama Paola Migneco, mi ha fatto una proposta, un lavoro sulla violenza sulle donne e quindi siamo in fase di scrittura. Penso un percorso ancora iniziale, ancora embrionale, che poi si svilupperà. Sì, stiamo scrivendo la scaletta, però sono due storie parallele di due classi sociali che si incontrano e che trovano lo stesso comune problema, si supportano a livello femminile, ma il film fondamentalmente vorrebbe parlare del non detto, che si chiama Dentro. Ricordiamo, nelle sale a partire da domani, Carta Bianca di Andrea Arce Maldonado, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Bocca al lupo e ci rivediamo presto a Radio Città Futura. Grazie.